Festa di compleanno al parco di Montecucco e chi spegne le candeline sulla torta è proprio il parco di Montecucco. Un gruppo di volontari del quartiere con l'associazione Nuovi Viaggiatori ha organizzato un evento per ricordare l'inaugurazione di questo polmone verde nei pressi della Besurica. Quello alle nostre spalle è il primo tiglio che venne posato nell'area verde nel 1995. Evento, momento che si ricorda molto bene Carla Rigolli. Sì, allora ero insegnante della scuola Calvino e dopo un lavoro abbastanza complesso e a lungo avevamo ottenuto che questa zona diventasse parco e quindi quel giorno abbiamo messo le radici, le prime radici mediante questo albero e come tutte le cose importanti avevamo detto deve avere un nome e noi abbiamo una ragazzina di allora, di seconda media, aveva detto chiamiamolo Montecucciolo e così è diventato il nostro albero, perché i ragazzi hanno sognato e hanno pensato il parco. Gli adulti oggi si sono impegnati a prenderlo, ad adottarlo ed a aiutare a conservarlo e possibilmente farlo vivere e soprattutto a farne un punto di aggregazione per il quartiere della Besurica. Oggi avete posato questa targa, intanto vedo che si sta anche commuovendo. Quali iniziative avete organizzato tra adulti e bambini? Erano più di 300 bambini e devo ringraziare anche gli insegnanti perché non è neanche facile sempre portare tanti bambini insomma, all'aperto, è una responsabilità. Per quasi 4 ore il Montecucco ha ospitato parecchie sorprese. Libri, giochi, biblioteca vivente, letture tra gli alberi, spazi per le scuole con poesie, musica e canzoni. L'evento è stato organizzato dall'associazione Nuovi Viaggiatori in collaborazione con il Comune di Piacenza e vari operatori del territorio piacentino.